Non accontentarti. Non darti al primo che passa. Non preferire le cose troppo facili. Alla fine durano sempre poco. E non avere paura di quelle difficili. Le cose difficili non sono per tutti. L'amore non è per tutti. Ma neanche tu sei per tutti. Non accontentarti di belle parole. Serve presenza e costanza. Ricorda che per far felice una persona non serve riempirla di regali, né di continue promesse. Bisogna semplicemente farla sentire importante tutti i giorni. E lascia perdere chi ti ha tradito, ma senza vergognarti mai di avergli dato fiducia. Dovrebbe vergognarsi lui di averla tradita. Lascia perdere chi ti parla dietro. Il suo posto è proprio lì, dietro di te. Lascia perdere chi non è sincero con te. Non fartene un problema, non cercare di capire cosa pensa. Non si può mai capire fino in fondo cosa pensa qualcuno, ma si può capire tanto da come si comporta o da come ti tratta. Credi in te, ma senza mai metterti al di sopra degli altri. L'intelligenza è mettere in discussione se stessi, non mettere in discussione gli altri. Quella è solo paura. Se ti sei accontentata delle persone sbagliate, purtroppo è solo colpa tua. E sei tu che devi correggere i tuoi errori. Sei tu che devi imparare a dare alle persone la stessa importanza che loro danno a te. Le difficoltà non arrivano se ti fanno perdere la pazienza, ma se ti fanno perdere la voglia. E se stai con qualcuno è perché hai voglia di lui, non bisogno. Non accontentarti di quelli che giocano a perderti. Lasciali vincere. Non rinunciare mai alla speranza né alla gentilezza. Abbi cura del tuo cuore. Non sprecarlo, non buttarlo. E quando tornerai ad amare, goditi ogni attimo, senza rinunciare a niente, solo perché potrebbe farti soffrire.